incontriamo una squadra dove ci sono 3-4 giocatori di assoluta qualità. Brescia non è, io ho visto un pezzettino di Brescia, Brescia non è prima in classifica, comunque non ha fatto questi risultati casualmente. Ha avuto un po' di buona sorte settimana scorsa con la Juve Stabia, che gli è andata bene, perché ha avuto, però ha vinto meritatamente le altre partite facendo anche delle buone cose, perché c'ha dei giocatori di qualità. C'ha i tre davanti, soprattutto il brasiliano, che sono veramente una sorpresa. Quindi credo che il problema nostro non è pensare a Torino-Brescia di 2 anni fa o pensare che il Brescia è primo in classifica casualmente. Il Brescia è una buona squadra e quindi andiamo a fare una verifica importante contro una buona squadra. Ci andiamo consapevoli che se sbagliamo paghiamo, ma anche consapevoli che se centriamo la partita possiamo fare bene. Tanto sarebbe bene che gli incidenti non ci fossero mai, poi tanto meno a un giocatore importante come Guberti, però vuol dire, ho imparato negli anni che non piangersi addosso non serve assolutamente niente. Voglio vederla in senso positivo, c'è la possibilità di verificare meglio quelli che abbiamo, c'è la possibilità di vedere Pagano quanto tempo impiega per essere il nuovo giocatore del Torino. E diamo il tempo a Suraco di capire, di conoscere i nomi dei compagni e capire di che cosa parliamo. Ecco, il teorico primo posto da solo sarebbe da un lato comunque per me una gratificazione ai miei giocatori che hanno fatto dei sacrifici, perché ne hanno fatti tanti, devo essere sincero. Quindi sarei felice per loro se dovesse succedere. E però poi mi troverei di fronte al discorso che poi spero di dover fare quando ci rivediamo, che vuol dire che allora il risultato è stato positivo, che è quella della capacità, hai avuto la capacità di uscire dalla melma, no? Piano piano, ora l'intelligenza che hai nel gestire il tuo futuro. È l'unica cosa che mi riserva un attimino, perché in linea di massima potrebbe essere Bacqua Bianchi, in linea di massima, ma non sono certissimo, quindi sugli altri credo non ci siano più o meno. Confermo ancora una volta di Cesare, perché se l'è meritato. Sì, ma non è un dubbio, cioè, voglio parlare perché noi ci parliamo. Io, sai le famose frasi, la notte porta consiglio, io di notte vado a dormire una volta in camera di Bianchi, una volta in camera di Bacqua, mi metto lì a fianco e dico, su, tu cosa ne pensi? Lui mi dice, guarda, mi sento bene, allora gli dico, va bene, allora vado un po' dai Bacqua a dormire, vado di là bruttissimo, perché di notte è bruttissimo il Bacqua, quindi allora chiudo il Bacqua, ecco perché gioca più spesso Sgrigna, perché si fa la barba, eccetera. Però no, in linea di massima potrebbe essere quello, però ripeto, io dico, se quando è certo ti dico certo, quando ho dei dubbi dico in linea di massima, perché se poi cambio non è che mi devi dire ma avevi detto una cosa, solo quello. Però gli altri in linea di massima.